Buongiorno a tutti, qui vicino a me, sotto di me, gli ultimi giorni dei nostri padri. Romanzo d'esordio di Joël Dicker, scrittore svizzero, pubblicato nel 2012. Lui salirà soprattutto alla ribalta l'anno successivo con La verità sul caso Henri Quebert. Ma torniamo a questo romanzo, ambientato innanzitutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Winston Churchill, fortemente preoccupato dell'avanzata dell'esercito tedesco, decide di costituire, di creare l'SOE, Special Operations Executive, un gruppo segretissimo, estremamente selezionato, composto da persone cosiddette insospettabili, quindi non aderenti, non appartenenti a enti militari, a corpi militari, ma persone comuni, persone di tutti i giorni, che dovranno avere due obiettivi principali. Una volta riusciti a incunearsi tra i nemici, cioè il sabotaggio e l'intelligence. Tra questi componenti, e qui veniamo a uno dei protagonisti del romanzo, c'è Paul Émile, francese di Parigi. A un certo punto decide di lasciare la città, ma soprattutto il papà, tra l'altro molto anziano, perché attirato da questo corpo che sta nascendo, per cui decide di trasferirsi a Londra. E lì, insieme agli altri componenti, inizierà questo percorso, questo addestramento lungo, ma soprattutto massacrante in varie zone del Regno Unito, in condizioni ambientali spesso estremamente critiche. Nonostante l'accortezza con cui questo gruppo inizierà poi a lavorare, o i rimanenti di questo gruppo, la Germania, i servizi segreti captano che qualcosa si sta muovendo da parte dell'esercito britannico. E qui metto dei puntini di sospensione chiaramente per non raccontarvi tutto il libro. L'abilità, secondo me, principale di Dicker, il merito anzi, è stato quello di portare alla luce questo SOE, che è un corpo realmente esistito, che ha operato in tutti gli anni della Seconda Guerra Mondiale, chiaramente composto da persone di un coraggio fuori dalla norma, e in varie zone d'Europa, tra l'altro. Dicker, nonostante, e questo credo che gli vada tra virgolette perdonato, visto che è il suo primo romanzo, ha una scrittura indubbiamente semplice e diciamo acerba, dato il suo esordio, ma riesce comunque a creare un mix importante tra la parte avvincente, incalzante del romanzo, diciamo bellico, unendo però anche passioni, rapporti, come ad esempio la grande amicizia, l'intensa amicizia che lega questi componenti dell'SOI, come l'amore che nasce tra Paul Émile e Laura, che tra l'altro è l'unica esponente femminile. Aggiungo anche questo pensiero ricorrente, quotidiano quasi, di Paul Émile col padre, perché è un pensiero barra rimorso, visto che l'ha abbandonato, e questo dialogo, questo lo vedremo nella seconda parte del libro, questo rapporto particolare, strano, che si sviluppa tra il padre e, udite udite, un esponente dell'esercito tedesco. Quindi, per questa serie di motivi, credo che questo libro possa piacere veramente a tutti, quindi anche chi non ama particolarmente romanzi di questo genere, quindi dedicati a un periodo molto particolare e molto crudo, ovviamente, qual è stato la Seconda Guerra Mondiale. Grazie e buona lettura.